Se io do 70.000 euro a un giocatore non gliene do 70, No, ma fermi, gliene fermi. do 142. E Sì, siccome no. l'Arezzo Calcio, e No, lo dico con orgoglio, no. e questo il merito è solo del dottor Ferretti, non fa nulla che non va fatto. Quindi noi tutto quello che diamo lo mettiamo sul contratto, anche i premi. A noi ci lordizzano anche i premi. Noi, cioè, rendetevi conto, quando si dice ma gli hanno offerto 30.000 euro, ma non sono 30, sono 64. Quando un giocatore prende 30.000 euro dall'Arezzo ne prende 64, cioè il costo dell'Arezzo è di 64.000 euro. Quando noi diamo a un giocatore 20.000, gliene diamo 43, quando diamo un minimo federale, gliene diamo 36. Non c'è dubbio, no, no, ma io non volevo È tutto il chiaramente. doppio, è più del doppio. Sì, ma la mia, le cifre Non erano è nell'interregionale, puramente nella in. Serie D, 30.000 euro sono Diciamo 30.000. 70.000 euro lordi, no, voglio dire, 70.000 80 euro lordi. lordi sono 30 netti, 30.000. che è una No, buona cifra, sì, perché no, ma tanto dico. c'è tanta gente che si sveglia la mattina e lavora 12 ore al giorno e in questo periodo non si può asciugare il sudore. Perché se lo asciuga, il nero gli va in bocca e non può mangiare perché è grezzo, che campano le famiglie con 1.400 euro. Ma mi dite uno che sa dare due calci al pallone perché ne dovrebbe guadagnare 7.000 al Sì, c'è mese? un O sei messaggio. un campione, allora se sei un campione produci marketing e allora va bene, ma uno che gioca a calcio mi dite quanto deve guadagnare in una terza serie? No, ma Allora, se intanto lo parliamo di facciamo Higuaín, noi se l'affare. parliamo di Messi, quella è gente che guadagna l'inverosimile, ma produce ricavi. In C non si producono ricavi. È chiaro quello che voglio dire? No, perché sento dire, poveretti, guadagnano 2.500 euro al mese. 2.500 euro al mese. Ma io voglio capire chi di voi guadagna No, il 2.500 euro problema è al mese. che